Eccoci, andiamo dritti, mo, andiamo dritti. Ci abbiamo forse un altro paio di persone con cui parlare. Però vediamo un attimo, magari ci danno qualche info aggiuntiva loro. È vero che gli ordini speciali ce la va qua, però ci mancava l'ossidiana. Sì. Tra l'altro io mi ricordavo di averla rimediata l'ossidiana, però a quanto pare no. Qui c'era l'Eliana, beh sì, parliamo un attimo con lei, che lei forse c'ha qualche info grossa sui templari. Did he think we would notice? He killed Faria, one of my best agents, and knows where the others are. You know what must be done. Make it clean. Painless if you can. We were friends once. Glad to see traitors are dealt with quickly. Morto. We must do whatever it takes to protect our interests. Assolutamente. I am pleased that you agree. It's good to know that protecting the Inquisition is a priority for you. Of course. I do not neglect my responsibilities. We will make the Inquisition a force to fear. Lei e Seraphine comunque hanno le lingue più taglienti di tutto il Ferelden, eh? E anche di Orlé. E anche di Orlé. Bene, possiamo andare dentro. C'è qualcuno con cui parlare qua? Non so. Ah, Vivienne, ovvio. Cioè, Madonna Vivienne, rimettite quell'elmo, li mortacci tua. Gli hanno fatto i zigomi che sbucano qua. Fa così a testa. We also need to increase our lyrium supplies considerably. The Chantry may still have stockpiles we can use. Facciamoli soffrire un po'. Ah, sì. Let the lyrium run out for a while. It'll put the Templars in their place. My dear, they're no use to us feverish and hallucinating. The breach has done more than disfigure the sky. The veil itself is broken. All mages, no matter how skilled, are now in danger of drawing demons to them. Before this crisis is over, you may find that Templars, flawed as they may be, are all that stand between us and chaos. If you're seeing demons everywhere, do you believe you're a risk? Do you believe I am? We are a risk, darling. Better to know. Perché it, mi chiami darling? Ma chi è adesso tuo fratello? Just as fire is dangerous. Anyone who forgets this truth gets burned. Allora, sono due le cose. O se pensa di essere nostra sorella, oppure pensa di essere una simpatica e amichevole nonnina londinese che chiama tutti darling, perché se no non si spiega. Dico, ma perché mi dai del darling? Ma che vuoi da me? La retorica della chiesa. You're just spouting Chantry propaganda, Vivienne. My dear, what a world you must live in. Do you know how young mages are found? A little girl has a nightmare, and in her sleep, she burns her house down. A teenage boy has a fit, and lightning rips his mother to pieces. You know how these stories go. Perhaps you lived one. Non ho mica fatto vedere. People don't learn the fear of magic at Chantry services, my dear. They learn it from us. Darling. Tell me something. As you will no doubt have a hand in shaping it, what future do you see for mages? I maghi devono essere liberi. Mages should be treated like anybody else. Ma chi disapprova tutto, Vivienne? With the eyes of all your fellows upon you, watching for demons, ready to cut out your tongue. How free did you feel? Paint the cage any color you like. It is still a cage. It's something to consider. Beh, infatti noi dobbiamo spezzare queste catene dei maghi, Vivienne. E mi stai già andando sulle palle, amica mia, perché hai dislikeato tutto qua. E noi il bottone del dislike l'abbiamo tolto qua. Non c'è più. Quindi non puoi più arrivi e disapprovi. Non si può disapprovare nulla. Sentiamo Madre Giselle che dice. Andiamo un attimo qua dentro. La disapprovazione non è più consentita. Consegniamo la ricerca. Consegniamo... Ah, devo modificare l'arma di coso. Aspetta.
signora. Io vado un attimo. Bonus danni contro umanoidi. Bonus contro templari rossi. Bonus danni contro i demoni. Guarda lì, guarda lì. Arcieri, templari rossi. Abbiamo sbloccato un sacco di roba. Voglio andare giù e potenziare la potenziare bianca. Ecco, guarda, guarda quanta roba. Nessun oggetto per lo studio delle creature da consegnare. Fantastico. Nessun oggetto per lo studio delle creature da consegnare. Perfetto. Nessun oggetto per lo studio delle creature. Quante volte me lo deve fare sto tic qua del coso? Andiamo qua, andiamo qua. Varric. Bianca, Bianca ci abbiamo. Potenziamento. Confermiamo le modifiche. Aspetta, io ho la mia staffa. Questo fa i bozzi, sto bastone. Quello che c'ho lo slot per la runa, quindi sti cacchi. In realtà quasi tutte quante le armi che impugnano i nostri boys sono armi di merda. Che già c'hanno tutto, infatti questa è già... Cole, l'arma di Cole è un... sono le lame che c'ha lui in mano. Questa è già uppata, quest'altra pure. Perché non gliel'ho messa sta lama serpentina? Perché... what? È livello 9. Mi sa che dovevo livellare ancora. Sì, vediamo un po'. Scusa, perché l'altra volta aspettavamo... aspettavo che facesse il livello in realtà quando stavo giocando off screen. Cavolo, questa... beh... ma solo, guarda che belle! Ah, ma... scusa. What? Ok, una e una. Molto bella sta lama serpentina. 177 di dips. Gliela metto nella mano destra. E Cole adesso fa un salto di qualità, ragazzi, che smarmella la roba. E tra l'altro una cosa interessante che possiamo fare stavolta, perché il gioco comincia a diventare difficile, è cominciare a switchare i personaggi un po' in base all'equipe che troviamo. Cioè, tipo, troviamo una staffa Stonks, la diamo ad Ala. Ne troviamo una altrettanto figa, la diamo a Vivienne, mettiamo Vivienne nel party perché è vestita. Poi magari troviamo, che ne so, delle spade per Cole, appunto, e dei pugnali per Cole, usiamo un pochino Cole perché ovviamente i pugnali aiutano. Insomma, uno switchino in base alla situazione in maniera intelligente, anche perché il party come adesso mi piace con i personaggi nuovi perché li adoro tutti, ma lo dovremo cambiare a un certo punto. Cole per ora lo teniamo in party perché c'ha quei due pugnali che fanno i buchi. Specialmente quello nuovo, 177 DPS, è un botto, raga. Ci abbiamo un punto specialità. Avversaria 50 per ogni piano nemico studiato, valore retroattivamente anche per quelli già studiati. E no, io voglio quelli su... sulla cosa, diplomatici, conoscenze nobiliari. Questa sblocca nuove opzioni di dialogo. Vai, io voglio le opzioni di dialogo. Ci abbiamo 27 punti potere, che l'altra volta ho fatto tutta la mappa, quasi tutta la mappa, ho farmato come impazzo. Ci abbiamo di tutto. Partiamo da Orlé, vediamo un po' dove possiamo mandare i nostri. Indaga sui frammenti. Sorella Leliana, i frammenti acquisiti dall'araldo di Andraste sono a dir poco straordinari, seppur molto antichi. Finora ne sono stati recuperati pochissimi esemplari. Il varco deve aver interferito con gli antichi sortileggi che li nascondevano alla vista. Sono a conoscenza di una pergamena che accenna proprio a questi frammenti. Apparteneva alla torre del circolo di Marrakarahamham. Purtroppo, dopo la caduta del circolo, i Sorrel hanno confiscato molti tesori qui presenti come risarcimento per le ricche donazioni elargite quando il circolo ospitava un loro figlio mago. La pergamena fa parte di questi tesori, che ora i Sorrel vogliono vendere all'asta. Segue un'annotazione scritta frettolosamente. Josephine, se la magia antica c'entra qualcosa con il varco o può aiutarci a chiuderlo, dobbiamo saperne di più. Puoi farci partecipare all'asta? Leliana, assolutamente. Ci mandiamo i diplomatici. Però perché non me li manda i diplomatici? Ce l'ho mandati. Okay.
Grazie alla nostra ambasciatrice ho potuto studiare la pergamena. I riferimenti sono vaghi, ma sembrano indicare un tempio di probabile origine elfica. Le mie indagini portano a un santuario situato in un'oasi dell'accesso occidentale. I rapporti relativi a questa località sono scomparsi o hanno delle pagine strappate. Devo ancora trovare testimonianze dirette e affidabili. Credo sia necessario un sopralluogo dei nostri soldati. Ok. Vuoi radunare il gruppo? Non adesso. Non adesso, perché abbiamo un sacco di cose da fare qua. Contatto i mercenari di Valokas. Prima mi hanno detto che eri morto, poi che eri stato fatto prigioniero. E scommetto che hai preso una botta in testa quando sei precipitato fuori dall'oblio, dimenticando tutto. Piantala con queste fesserie. Adar, tra l'altro, che lo dice in cima. Non siamo ancora stati pagati. Parte del nostro kit è sopravvissuto a quell'enorme buco pieno di demoni dopo l'esplosione. Tutti gli altri sono morti o dispersi. Chissà quanti sono stati catturati da quegli umani inferociti. Se non sei morto e ricordi chi sei, aiutami a trovare i nostri fratelli e sorelle Shokrakar. Se non ricordi chi sei, ecco un breve epilogo. Il tuo nome è Adar, sei un Vashoth. Non ci hanno pagati. Se sei morto, ignora questo messaggio. Tempo richiesto 11 minuti. 14, 13, ci mandiamo le liane. E lì ci abbiamo spedito l'Eliana. Trattati dei custodi grigi. L'inquisizione è appena nata. Costruire un'organizzazione come questa è come formare un esercito. Servono soldati, armi, cibo. E questo è solo l'inizio. Mi sono unito perché so di poter fare la differenza. I trattati dei custodi grigi in mio possesso ci consentono di prendere tutto ciò che ci serve, quando serve. Non stiamo affrontando un flagello, ma il varco nel cielo è una minaccia altrettanto grave. Pensaci, custode Blackwall. E ci mandiamo Josephine. Potrebbe funzionare. L'ultimo flagello si è concluso appena 10 anni fa e il Tedas ricorda bene da chi fu salvato. Posso usare i trattati, sfruttare la riconoscenza dovuta ai custodi e volgerla a favore dell'Inquisizione. At your service. Very well. Ne facciamo una per volta queste. I resti della chiesa. Lui ci mette 54. Ci vuole un botto in generale. Ci mettono. Scusate, tutti quanti in sacco di tempo. L'incontro con madre Evara al mercato di Valroyo ha avuto l'effetto sperato. Fino a un certo punto, la condanna dell'Inquisizione da parte della Chiesa è risultata in una raffica di ipotesi sulle azioni del primo creatore, Lucius, cercatore, scusate, nonché in una divergenza d'opinione tra i restanti chierici della Chiesa. Ci sono ancora chierici che manifestano il proprio disappunto nei confronti dell'araldo di Andraste. L'Inquisizione potrebbe ignorarli, ma occuparsene prima che la Chiesa elegga una nuova divina potrebbe essere molto utile. Dovremmo mandare un contingente di soldati dell'Inquisizione alla Gran Cattedrale. Possono offrire protezione e la loro presenza ricorderà i chierici che sono sempre sotto il nostro controllo. All right. Vai, zio. E qui a Orlé non ci abbiamo più una mazza da fare. Andiamo sul Ferelden e vediamo un po'. Questo l'abbiamo completato. Indietro. Completato. No, ma in realtà non c'era. Dobbiamo ancora andare in quell'acquitrino mega farloccoso che c'era nel coso. Unisciti ai nuovi alleati per attaccare il cuore del varco e chiuderlo una volta per tutte. Aspetta un attimo. Anche perché io credo che se facciamo questo qui del cuore del varco, finiamo questa parte qua, può essere, sarebbe un disastro infinito. Daga sulla costa tempestosa. I custodi grigi sono praticamente scomparsi dal Ferelden dopo l'attacco della Parola Oscura contro la città di Amarantin 10 anni fa. È normale che l'ordine esca di scena quando non ci sono flagelli all'orizzonte, ma alcuni rapporti hanno segnalato che la presenza di un gruppo di custodi lungo la costa settentrionale. Verosimilmente, anche se non è mai facile intuire i piani dei custodi, il varco ha attirato la loro attenzione. Se sanno qualcosa, l'Inquisizione dovrebbe scoprirlo. Mandiamo le spie. I custodi sono spiriti solitari, ma lasciano sempre delle tracce. Se sulla costa tempestosa ci sono segni del loro passaggio, i miei agenti li troveranno. Tenente Harding ha condotto un manipolo di soldati sulla costa tempestosa per indagare sulle presunte attività dei custodi grigi. Ha creato un accampamento nei pressi della costa, ma è da diverso tempo che non riceviamo notizie. Lo stato di Harding e della sua missione è attualmente sconosciuto. Non adesso. Questo l'avevamo completato, che poi in realtà quelli non completati sono quelli con la cosina sopra. Impegnato. Ok, abbiamo fatto praticamente. Sentiamo che dicono loro. E a questo punto andiamo. No, però mi dice viaggia verso l'oasi, potere richiesto, missione completata. Aspetta, vediamo un attimo che dice. Dice quando te la senti vai nella sala delle cose, scusa, eh. Raga, mi è stata a prendere in giro.
Forse loro vogliono che noi facciamo questo. Colin? Yes. Haven has limited space for our soldiers to train. Perhaps we could set up something over here. Andiamo prima alla palude, ragazzi. Non mi fido di sta faccenda qui del cuore del coso, che secondo me ci manda lì, praticamente ci fa finire il game. Cioè il game ci fa finire questo atto qui, secondo me. Quindi è pericoloso, io non voglio finire l'atto così, che arrivi boom e finisci l'atto del gioco. Valroyo, costa tempestosa ci dobbiamo andare. Terre centrali, ok. Allora andiamo prima alle terre centrali, c'erano un paio di fight che volevo cercare di finire. O se no possiamo provare cercare l'avamposto di degli Avar, che l'altra volta non eravamo riusciti, se vi ricordate bene, c'era stato un pasticcio, no? Un pasticcio nel senso che erano... No, Varric non lo voglio a sto giro, però voglio Blackwall e Cole. Non eravamo riusciti ad arrivare a fare una mazza perché i mob ci mangiavano la vita, che spawnavano all'infinito e ci devastavano la vita. Tra l'altro stavo pensando, dico, magari vi dico, fatemelo sapere nei commenti, però avrò già registrato il prossimo episodio, la prossima settimana, quando andrò ad accettare quel coso. Quindi io per ora fatemelo sapere comunque nei commenti. Io cerco di non farla quella missione, voglio prima completare questa con calma, fare tutte le altre cosine che devo fare. Poi una volta che... qua c'è una missione qua dietro, eh. Una volta che abbiamo fatto tutto quanto, pensiamo al resto. Diavolo, l'ufficiale di approvvigionamento. Rapporto. Sì. Ah beh, ce l'ha data completata instant così, niente. Unità di pietra sbubutiva. Tra l'altro uno si deve ricordare anche tutti i vari materiali, perché non è che vai così e boom 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 in due secondi, no? Ti devi ricordare tutti i cacchio dei materiali, in che zone stanno, perché ognuno spawna in una zona diversa. Un po' spiasse in corpo. È fatto bene sto gioco, non c'è niente da fare. Però se c'è una cosa che mi scoccia a me è il dover lootare 6.000 metalli. Mi ricordo su Skyrim, sicuramente voi avrete fatto un playthrough di Skyrim molto più recentemente di me. Io un botto non ci gioco. Però ammazzavo che andavi nelle miniere e poi ci tornavi, ti segnavi i giorni che ci volevano per far respawnare la roba. E poi tornavi per lootare. Pesante, pesante. Ah, qua mi avete consigliato nei commenti di passare sulle passerelle, perché i cosi, gli scheletri spawnano all'infinito altrimenti. Quindi cerchiamo di fare i precisini. Questo mi serve. Non voglio toccare troppo l'acqua io. Loto sanguigno ci serve, che l'abbiamo finito. Qui su l'abbiamo fatto il combattimento. Facciamo... questo qua l'avevamo fatto. Vedo delle robe là davanti. Vedo che c'è un nemico. In realtà avevamo fatto quasi tutto quanto. Sta zona è anche molto grande, per cui ci metteremo un bel pezzo per vederla tutta. Però insomma, vale la pena di visitare un po' tutto quanto. Livello 9, diciamo che vanno giù un po' veloce, eh? Vanno giù belli tranquilli. Adesso siamo un po' livellati. L'altra volta c'eravamo venuti che eravamo tipo livello 4. Insomma. Qui c'era un fight tra... questi non sono nemici, però. C'era un combattimento qui che non eravamo riusciti a fare. Questo me lo ricordo bene. Parti proprio nel punto perfetto. Ok,
porco due. Upsi tu. Forse avrei dovuto posizionare il party in un modo, in un posto diverso. Così a occhio e croce. Sto fight comunque è tosto. Tosto anche adesso. Ero posizionato di merda, però è tosto pure adesso. Niente male, niente male. Ben fatto. Forse mi conviene mettermi da ste parti qua. Vediamo un po' qui. Quello lo dobbiamo cercare di shottare assolutamente quanto prima. E dovremmo cercare di uccidere pure questi che stanno di qua. Vabbè, lei è andata giù. No. Fuori dalle palle, sì, no. Lui non riesce a giocare praticamente, no? Dobbiamo... Vanno giù facile, però fanno un sacco di danno. Dobbiamo cercare di capire come... Secondo me vanno fatti prima gli add. E devo tipo andare un sacco indietro, così pullo proprio indietro la parte dei nemici e li faccio uno per volta. E magari riesco pure a schiopparne un paio subito. Andiamo di qua ragazzi. Via via. Un bel collo di bottiglia, così li famo uno per volta. Cerchiamo di far più danni di folgoramento possibile. Ah. Devo riuscire a tirare su lui. Con lui devo pozzarmi e devo tirare un bel bombone. Ce la facciamo a tirare un bel bombone qua? Oh mamma. Che sfiga, cazzo. Che sfiga. Devo tenerli lontani. Però non era andato male stavolta il fight. L'unica cosa è che i controlli, regà, sono proprio una chiavica infinita. Questi qua, devo dire, rispetto al vecchio, alla vecchia visuale isometrica che c'era su Origins, questa qua è molto infinita. Va riconosciuto che è veramente una gran chiavica. Forse possiamo indietreggiare ancora di più al ponte. Magari al ponte li chiudiamo proprio completamente. Vediamo. Qua penso che sia ancora meglio. Ci state fermi così, ragazzi? Stanno a fare l'affari loro. A me va benissimo, se non vi muovete, ragazzi. Nessun problema. Sembra che non vogliano combattere. Non gli piace venire oltre il coso. Nessun problema. Continuerò, ne uccido anche un paio. Nessun problema. E uno intanto l'ho levato. Anche due. Ci arriva la staffa fino a là. Le botte sì, però. Che stranezza. Se li famo così, io direi. Li facciamo marci in questa maniera.
questi neanche ci arrivano. Però gli cosi, bisogna ricordarselo, gli effetti che devono arrivare sul punto non ci arrivano, ma le cose istantanee che colpiscono sul posto sì. Curioso. Stiamo citando sto coso. Assolutamente. Marcissimo. Oh, nelle ultime puntate avete imparato tutti i trucchetti del mestiere, il range paraculo. Come superare le porte segrete. E aspettatevi nelle prossime puntate altre porcate, senz'altro. Lo rompiamo il gioco completamente. Abbiamo ucciso quello. E poi tra l'altro c'è anche questo. Mi sa, ormai penso ne saranno pure rimasti pochi. Questo non fa molti danni, non mi piace. Questo è un cheat. Proprio un cheat. Ho ucciso un altro. Ho ucciso pure quello. Sta venendo addosso a me? Ce ne stanno un paio, eh. Non riesce a venire sopra il ponte lui. Ma come faccio a... Oh, che palle sto coso. Guarda che romper cazzo questo, eh. No, no, non mi sono spostato in tempo. Non ce la fai a spostarti in tempo, eh. Che cazzo. Ti pare che un ultimo mino è quello che ci fa tutti? Mi pare un po' assurda sta cosa. Mortacci. Levati Cole, devi levarti. Non lo so, vabbè, quello l'abbiamo levato dalle palle, no? Oh mamma. Dai, tira su lui. Porca miseria. Tiallo per terra. E questo? C'è un pellegrino dal nulla. Vieni da papà. Tra l'altro una cosa che non mi non mi pare c'è. No, c'è, no. Non c'è. La cosa che manca rispetto agli altri giochi è sono i set delle armi. I set di armi sarebbero fighi, devo dire.
Sarebbe bello averli, perché così con lui per esempio potresti avere una 2H che fa danno ad area e una 2H che fa danno danno singolo. Presidiare, allestisci accampamenti. Quindi questo accampamento qua non è ancora allestito. Lo andiamo ad allestire adesso, così almeno ce l'abbiamo. Sarebbe buono perché così ci abbiamo chiaramente la... la cosa, la... come si dice, la possibilità di fare sia buon danno al target singolo che danno AOE, anziché dover aprire l'inventario, switchare l'arma, che non lo farò mai, ovviamente. Nota all'esploratore, il foglio è sottile e piccolo, inteso per il trasporto a mezzo piccione viaggiatore. Avvertite l'araldo che la sua vita è in pericolo nel caso in cui dovesse recarsi nella palude. La nostra pattuglia 3 giorni fa ha avvistato gli Avar. Non riusciamo a capire perché stessero scendendo dalle montagne geliche. Finché non ci hanno preso. Non ci hanno presso in un'imboscata. Il loro capo ha raccontato che si erano spinti fin qui perché avevano sentito voci sull'arrivo dell'Inquisizione nella zona. Volevano attirare e uccidere l'araldo di Andraste per ottenere il favore dei loro dei. Ho trovato una via di fuga, ma senza aiuto non posso liberare gli altri. Ho scoperto un buon punto per accamparmi e da cui organizzare una spedizione di recupero prima di ripartire verso... Devo curare le mie ferite. Esploratore Aubrey Greenhouse. Green qualcosa. Greenhouse. Allora, ci siamo qui. Signori, io direi che per questa settimana ci fermiamo qui all'accampamento e la prossima settimana terminiamo questa faccenda qua. Io andrò a cercare di vedere se i ragazzi di Steam mi hanno risposto, nella speranza di poter recuperare il mio account di Steam, perché sennò sono cazzi acidi. Quindi signori, se siete arrivati fino a qui io vi ringrazio tantissimo, e se già seguite il canale vi ringrazio due volte, se non lo fate vi invito a farlo perché più siamo meglio. Dale, tutto bella pips e alla prossima, ciao.